Buon sabato, 1 luglio. Ieri mi è stato sottolineato come il mio dire fosse caratterizzato da un certo grado di rancore. Ma penso che in parte sia anche vero, perché ero un pochino arrabbiato relativamente a quello che avevo osservato in una dinamica gruppale. Ma oggi voglio lasciar perdere tutto questo ed approfondire un altro tema, quello della giustizia sociale, cioè quel tema che ci riporta a qualcosa di profondamente necessitante in questo tempo, di riforma radicale della nostra cultura, a partire dal consumo delle bevande alcoliche. Penso in primis all'intera filiera di uso del terreno, produzione, distribuzione, vendita e pubblicità delle bevande alcoliche, le quali sono intrise di un messaggio molto preciso, che si possa distinguere da consumatori definiti normali, magari anche virtuosi, assaporanti la bellezza delle bevande alcoliche, e quegli alcolisti, i quali sono caratterizzati da una incapacità di vivere intensamente questa esperienza piacevole. Questa cultura, la quale ancora insiste nel distinguere tra droghe legali e illegali e si pone con atteggiamento moralista nei confronti di quelle che definisce illegali e di benevolenza nei confronti di quelle legali. L'ho già ricordato qualche giorno fa, ponendosi magari in una posizione che è libertina e liberista nei confronti delle droghe legali e proibizionista nei confronti di quelle illegali. Non trovo tracce significative nella cultura corrente, ma anche politica, di un approfondimento emblematico di fronte a tutto questo. Ma mi pongo una domanda. Veramente nel mondo dei club c'è una disponibilità a tutti i livelli di percorrere una via autenticamente di transizione ecologica che sappia fare i conti anche con le fonti di finanziamento, che si fanno elementi di natura culturale. È facile dire, non mi faccio finanziare dall'intera filiera di produzione delle bevande alcoliche, ma quanto sono disponibile ad assoggettarmi a una istituzione la quale, attraverso le pratiche professionali, pone in essere sostanzialmente la dimensione dell'alcolismo come malattia, che è un elemento fondativo della distinzione tra bevitori normali e alcolisti. È un elemento di natura, prima ancora che professionale, culturale. E quanto sono disponibile a non accettare qualsiasi invito da parte anche di associazioni, dei salotti buoni, le quali, essendo abitate dai ricchi, ovviamente hanno sempre a che fare direttamente o indirettamente con la catena distributiva e nei loro momenti di convivialità, certo, non si astengono dall'uso delle bevande alcoliche. Non mi venite a raccontare che, ma non vogliamo sensibilizzare anche quelle persone. No, non perdiamo tempo. E nel mondo dei club, possiamo aprire un discorso, anziché di distinzione tra professionisti e famiglie, un discorso su come si costruiscono le carriere professionali, quali sacrifici si impongono per quanti nella loro ricerca scientifica, nell'esercizio della professionalità, desiderano autenticamente di accedere alla cultura della transizione ecologica? Sono domande, eh? Un pochino con tracce di indignazione, perché ancora una volta mi capita di dover vedere l'autocelebrazione di sé in gruppi amicali, i quali fanno a gara il proprio interno per proporre fiorellini, cuoricini, ci vogliamo tanto bene, e eludono la questione della conflittualità. L'ho ricordato ieri, bolla di amanti. Vabbè,
Pazienza, ci può anche stare che ci sia anche questo bisogno di un'oasi erotica dell'esistenza. Ma la trovo piuttosto scadente. E questo mi indigna perché l'esperienza dei club è una cosa ben seria, non riducibile a una distinzione tra professionisti e famiglie. È una realtà incarnata nella vita comunitaria attraverso l'esperienza, la ricerca, la fatica e naturalmente anche l'incontro con l'opposizione istituzionale nei confronti di una cultura liberante, perché le istituzioni sono il cane da guardia della cultura dominante. E quindi è inevitabile che il movimento dei club abbia in sé anche elementi di seria anarchia nella coscienza dell'interdipendenza, senza nessuna postura guerrafondaia, ma con una disponibilità esistenziale a costruire ponti di pace. Però una pace costruita intorno alla dimensione della giustizia sociale. Non può esserci autotutela e autopromozione della salute laddove vi sia guerra e ingiustizia sociale. E qualsiasi percorso di servizio nei confronti della cura dell'anima non può sottrarsi al discorso politico. I club sono un soggetto politico, non sono un soggetto che aderisce a un partito, ovviamente, ma sono un soggetto politico a tutti gli effetti. Così come dovrebbe essere gran parte del mondo che si definisce della società civile. Guardate, non esiste una società civile e una società incivile. Esiste un cittadino che vive in una dinamica sociale, la quale è anche caratterizzata da elementi di potere, rispetto ai quali siamo chiamati, a partire dall'esperienza del consumo di bevande alcoliche, ad un processo di liberazione in cui non ci sia potere e controllo, non ci siano consorterie, non ci siano strizzatine d'occhio nei confronti dei salotti buoni, così come ha fatto la sinistra negli ultimi decenni. Si è alienata dal popolo, è stata riconosciuta dai salotti buoni, ma attualmente è afona nei confronti delle questioni della giustizia sociale e della transizione ecologica. Vi chiederete, ma tutto questo cosa c'entra con l'esperienza di un sistema relazionale che sta vivendo un'intossicazione alcolica perseverante? C'entra e come? Perché quando io affronto quel problema, non sarà certo il DSM-5 a garantirmi che ho percorso la via giusta perché mi riconosce come soggetto che si è liberato dal concetto di dipendenza, perché non è vero che il DSM-5 ha di fatto sgombrato il campo dalla distinzione tra consumatori normali e patologici, solo affermando l'harmful use, l'uso problematico, che indica la caratterizzazione dei soggetti che rientrano nell'ambito della necessità della diagnosi e della cura, rispetto a quelli che invece beatamente bevono normalmente senza produrre danni. Quello è un altro modo analogico per rappresentare il concetto di alcolismo come malattia. E non è vero dunque che vi sia un'alcolologia universale, ma per quale che ha aderito alla visione ecologico-sociale antropo-spirituale relativamente al consumo delle bevande alcoliche. Non è vero, ma per quale ragione si può far credere che è così? Ma semplicemente per essere accolti con benevolenza dalle consorterie professionali. Questo è il vero problema della criticità delle professionalità, quando si costituiscono in consorterie, in associazioni professionali, psichiatriche o di altri specialismi. Vedete, l'ecologia non è un ambito specialistico, è una condizione umana, il logos dell'alcol. Qual è la nostra interpretazione nei confronti dell'alcol?
Il merito dell'ecologia è proprio quello che, non essendo assimilabile a un sapere specialistico, ci permette di aprire gli occhi relativamente alle tante contraddizioni che sono presenti nel mondo della ricerca, della scienza e nella tentazione a subordinarsi alla cultura dominante con relativi benefici di carriera e quindi anche di stipendio. Tutto legittimo, non sto dicendo che ci sono delle cose assolutamente inaccettabili, ma dobbiamo saperle vedere. Ma oggi non voglio insistere ancora una volta sui temi di una polemica. Voglio semplicemente leggere il Tao Te Ching, paragrafo 74, brevissimo, denso di significato, che ancora una volta ci porta alla necessità di accedere alla sapienzialità antica millenaria che è contenuta in questi testi. Capitolo 74. Quando le tasse. No, scusate, questo è il 75. 74. Se ti rendi conto che tutte le cose cambiano, non c'è niente a cui non riesco a leggere, scusate. E questi sono, vedete, difetti umani, difetti della lettura. Allora, lo provo a rileggere abituando il mio occhio a vedere le cose. Purtroppo sono ipovedente e ho questa difficoltà. Se ti rendi conto che tutte le cose cambiano, non c'è niente a cui cercherai di rimanere attaccato. Vedete, la conoscenza è fatica anche a partire da questo elemento che caratterizza la mia esistenza da qualche tempo. Se le cose cambiano, non c'è nessun motivo. Se ti rendi conto che le cose cambiano, non c'è motivo per rimanerne attaccato, semplicissima affermazione. Se rimani attaccato, è chiaro che non ti sei reso conto che le cose cambiano. Se non hai paura di morire, non c'è niente che tu non possa realizzare. Sì, la paura della morte, l'angoscia della morte, il trattenere è la precondizione attraverso la quale noi cerchiamo di afferrare, di possedere, cerchiamo di possedere la vita. Il Vangelo ce lo insegna. Se trattieni la vita, la perderai. Perderai il gusto dell'esistenza. Perderai il sapore e la consapevolezza di appartenere al fluire dell'esistenza. E se invece sei disposto e riconosci che la vita non la puoi trattenere e la perderai, allora vivrai in pienezza istante dopo istante, senza alcun desiderio di possedere. Questo, a mio parere, è l'elemento culturale che caratterizza la transizione ecologica. Sentirsi appartenenti al fluire di una vita che non possiedi. Vivere intensamente le relazioni senza confinarle, neppure in forme associative che trattengono, che cercano in tutti i modi di confermare una ortodossia. Anche la sottolineatura metodo Udoli, grande rispetto ovviamente, e c'è bisogno ancora di ricercare e approfondire quanto ha fatto Udoli e dove ha attinto la sua cultura per imparare meglio, ma difendere in maniera conservatrice un metodo per replicarlo significa stare fermi sempre sullo stesso punto e impedirci di fare quello che in realtà Udoli aveva indicato, continuate, attraverso anche rotture e cambiamenti. La celebrazione del metodo Udoli ha il preciso significato di possedere quel metodo in termini ereditari e replicarlo. Non è questa la transizione ecologica.
La transizione ecologica ci chiede di leggere in quel metodo, quel messaggio che appartiene al fluire della vita. Lo ricordava anche Don Milani nei giorni in cui lasciava questa vita, che la sua esperienza straordinaria, ancora oggi ricca di spunti, la sua esperienza non si trasformasse in un metodo museificato, tutto doveva essere, finiva Barbiana, tutto doveva essere cancellato, ma quel messaggio continuava, ma la continuazione di quel messaggio era possibile solo se fosse stata definitivamente chiusa Barbiana, cancellata, per cogliere l'essenza di quella esperienza, che è il messaggio che ci permette veramente di continuare. Oggi ci si abbarbica sulla ortodossia intorno al metodo, si chiedono i club se sia necessario avere un programma nazionale di omologazione di tutte le interpretazioni del messaggio ecologico, sociale, antropo-spirituale. Sarebbe un errore terribile questo, conservatore, che ovviamente esprime la paura di perdere, non il piacere di evolvere, il desiderio di trattenere, non l'intensità passionale della coevoluzione. Cercare di controllare il futuro è come provare a prendere il posto del maestro carpentiere, prendere il posto del costruttore, del creatore. E questo è pienamente rappresentato nelle tante posture esistenziali che fanno sì che la ricerca addirittura possa immaginare e condizionare il futuro. In questa istanza antropocentrica nella quale ci costituiamo a creatori. E questo è un passaggio fondamentale. Noi non siamo i carpentieri dell'edificio della vita. Noi siamo soltanto uno degli elementi del fluire della vita, ma il creatore è una realtà che ci trascende profondamente. Se siamo credenti, sarà un Dio di infinita misericordia, saggezza, non certo antropomorfo, ma che per la religione cristiana si è incarnato sulla realtà concreta delle nostre esistenze, non solo le nostre di Homo sapiens, ma di tutte le creature che abitano questa terra. Quando maneggi gli attrezzi del maestro carpentiere, ci sono buone probabilità che tu ti faccia male. Quando ti fai creatore, inevitabilmente ti fai male. Tutti i tentativi ingegneristici di dominare la Terra stanno mettendo in evidenza non solo l'insensatezza dell'idea del potere del controllo, ma anche l'evidenza dei danni che noi stiamo producendo e che fanno soprattutto sì che la nostra esistenza su questa terra possa essere messa anche a repentaglio. Feriamo la terra e contemporaneamente ci facciamo del male perché siamo diventati fin troppo sapientoni e presuntuosi. Vedete, piccolo brano, mi scuso ancora per la difficoltà di lettura, ma insisto a continuare a fare questo perché è uno sforzo che metto al servizio affinché ci sia la possibilità di condividere ciò che ci è dato di poter conoscere fin dall'antichità. E quindi se prima sono stato arrabbiato, poi forse rancoroso, oggi sono un pochino indignato, ma vi assicuro, sereno e piacevolmente consapevole di appartenere a un fluire dell'esistenza che contiene in sé, anche in un sabato di 1° luglio, piove, avere in sé l'evidenza della bellezza della vita, che non è semplice armonia, eh?
volte anche disarmonia, ma noi sappiamo che c'è uno spirito che mette insieme il tutto. Per i credenti, tra il Padre e il Figlio c'è lo Spirito, è figura emblematica della Trinità che esprime in sommo grado un concetto di una complessità estrema che è la nostra coscienza, che fa fatica a esplorare la bellezza e l'armonia dell'esistenza, anche nei momenti catastrofici. Proviamo a ripensare a questo brano del Tao Te Ching come una sorta di piccolo strumento quotidiano nel quale ci liberiamo dall'idea del controllo, del possedere, la liberazione dall'angoscia della morte, la necessità di non costituirci come creatori che si fanno del male. E nella piena consapevolezza di un cambiamento che ci libera da questo insano desiderio di possedere e trattenere. Lasciamoci andare alla realtà del cambiamento. Buona giornata a tutti.